Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo ancora convocati qui dal Signore questa mattina, in questo giorno che è consacrato a Lui. Siamo ancora convocati per sentire la Sua parola, per ricevere il Suo corpo. Nel Vangelo sentiremo questo fatto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù che sente compassione di questa folla che lo segue. Ma compassione significa cercare di portare, di addossarsi i pesi gli uni con gli altri e andare avanti insieme. Ed è questo che vogliamo veramente chiedere al Signore questa mattina, di avere sempre compassione degli altri, cioè avere la stessa passione per il Cristo gli uni con gli altri e di portare avanti questa fatica a volte nel vivere la parola del Signore. Disponiamoci a questo incontro con Lui. Domandiamo perdono del male che abbiamo compiuto. Sceso dalla barca e gli vide una grande folla, sentì compassione per loro, guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli, gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla, perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Gesù che comincia a spezzarli,
li dava ai discepoli perché li distribuiscano, e ce n'è sempre. Certo, io credo che si può immaginare qualunque cosa di fronte a questo fatto. È più difficile per noi perché noi siamo abituati a una mentalità concreta, realistica delle cose. È più difficile per noi pensare che sia davvero successo come ciò che racconta il Vangelo di oggi. Perché? Ma perché è un fatto fuori dal normale, è contrario alle leggi della materia. Spesso ci viene da dire: è impossibile che sia avvenuto così. Primo, non dobbiamo spaventarci se ci vengono di questi pensieri di fronte al Vangelo. Quasi io direi che è un buon segno, è un buon segno, segno che cerchiamo di prendere sul serio ciò che il Vangelo dice. E il Vangelo dice e racconta spesso cose che non sono sempre così ovvie, così facili da accettare e da credere. Perché guardate, quando ci vengono a raccontare delle favole o dei racconti di fantascienza, eccetera, possiamo sentirci raccontare le cose più strampalate, non cambia niente nella nostra vita. Sappiamo in partenza che la realtà è un'altra cosa. Ma il Vangelo non è un racconto di fantasia. Il Vangelo intende metterci di fronte a una realtà concreta, a ciò che ha detto e fatto Gesù di Nazaret. E noi sappiamo che a volte Gesù ha fatto cose che lasciavano sbalorditi la folla, la gente, le persone, eccetera. Cose impossibili, diciamo noi oggi, cose che non si possono spiegare. E queste cose noi oggi le chiamiamo miracoli. Però facciamo attenzione che di fronte ai miracoli oggi si può correre un duplice rischio. Il primo rischio è quello dello scetticismo, della incredulità. Si dice, forse si pensa anche fra sé, ma sì, ma sono tutte storie, non è possibile che sia successo in questa maniera. E così si tronca il discorso, non ci si lascia neanche più interrogare dalla parola del Signore, si rimane chiusi in noi stessi con le nostre idee, eccetera. L'altro rischio invece è quello di credere troppo in fretta ai miracoli che sono scritti nel Vangelo. Ma anche qui, se si crede troppo in fretta, si perde un'altra realtà, non ci si chiede più il senso di ciò che è avvenuto, non ci si lascia provocare dai fatti che il Vangelo racconta. Allora, noi sappiamo che Gesù non ha mai fatto miracoli, diciamo, per far vedere che lui possedeva dei poteri straordinari. Non è questo il problema. I suoi miracoli sono sempre interventi in favore degli altri, in favore della gente. Sono sempre fatti per fare del bene a qualcuno. Quindi anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci non sarà avvenuta in questa maniera. Alcuni dicono, alcuni esegesi biblisti dicono che avendo Gesù trovato quel poco, ha cominciato a dividerlo, a condividere quel poco che aveva. Le altre persone che stavano accanto avevano anche loro quel poco e piuttosto che tenerlo per se stesso hanno incominciato a condividere quel poco che avevano. Ed
ed è per questo che alla fine queste 5.000 persone si sono saziate, perché tutti quanti sono stati portati a condividere quel poco che avevano. Forse effettivamente sarà successo così, però il problema è un altro. La parola del Signore è una parola che mi tocca oggi, per me personalmente. Non è tanto il fatterello, il miracolo che Gesù può avere compiuto 2000 anni fa. E allora oggi dovremmo chiederci, questa frase che a volte dà fastidio: date loro voi stessi da mangiare. Voi stessi date loro da mangiare. È una parola che dà fastidio. Perché? Se io rifletto un pochettino, quando io vengo in chiesa, perché vengo in chiesa? Vengo in chiesa per pregare il Signore, per lodarlo, per chiedergli di togliermi tutti quei guai, tutte quelle preoccupazioni che io ho nella mia vita. Oggi, per esempio, in questi giorni, quante volte noi chiediamo davanti alle immagini in Israele, da altre parti, in Libia, eccetera: ma Signore, ma ferma queste guerre, fermale. Tante volte non ci è uscita questa frase, queste violenze. Ebbene, questa mattina il Signore ci dice: tu per primo diventa costruttore di pace dove tu sei, in casa tua, nella tua famiglia. Incomincia da lì. Quante volte noi veniamo in chiesa portandoci i nostri problemi, diciamo al Signore: Signore, guarda che questo mio parente è ammalato, pensaci tu, io ti prego, guariscilo. Invece questa mattina il Signore mi dice: tu diventa mia consolazione per questa persona. E allora date loro voi stessi da mangiare. È una frase che non ci dovrebbe fare stare tranquilli oggi. È vero, anche se noi facciamo tante cose buone, noi cristiani, se prendiamo sul serio la parola del Signore, forse verremo sempre presi in giro, verremo messi da parte, eccetera. Non veniamo neanche calcolati a volte. Ma questo non ci deve far rinunciare a mettere in pratica la parola del Signore. Quindi la parola del Signore è un invito ancora ad andare avanti con coraggio, con coraggio. Noi che prima abbiamo ascoltato la parola del Signore, tra poco riceveremo il corpo del Signore. E quindi San Paolo ci dice: chi ci potrà separare dall'amore di Dio? Nessuna difficoltà, nessuna persona ci può separare dall'amore di Cristo. E questa è la nostra forza. Cioè, siamo chiamati a donare quel poco che abbiamo, non solo materialmente, ma anche un gesto di sorriso, una parola di speranza. Queste cose che sembrano banali, eppure, se fatte con la intenzione di Dio, valgono molto. E guardate, io credo che se noi riuscissimo veramente tutti insieme a fare questo, allora sì che creiamo la comunità, creiamo la Chiesa, che non è, come al solito si dice, un barcone di 2000 anni che tira avanti con le stesse cose da fare, da dire, eccetera. Oppure, come si dice spesso, un centro di potere, la Chiesa, il Vaticano, un centro di potere economico, politico, che ne so io, insomma, tutte queste cose. No, la Chiesa siamo noi.
se diamo quel poco che abbiamo, se diamo quel poco che abbiamo, proprio perché ognuno di noi, prima di tutto, ha sperimentato la tenerezza, la bontà, la misericordia del Signore nella nostra vita e portiamo agli altri questa misericordia e questa bontà del Signore. Quindi cerchiamo in questa settimana così di vacanze, eccetera, cerchiamo di riprenderci un po' questa parola del Signore. Mettiamola in pratica, prendiamola sul serio e cerchiamo di porre dei gesti anche semplici verso le persone che ci stanno accanto. Preghiamo. O Signore, accompagna con la tua continua protezione il popolo che hai nutrito con il pane dal cielo. Rendilo degno della eredità eterna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Bene, nel foglio degli avvisi che troverete laggiù, attiro la vostra attenzione. Oggi, alle ore 17, l'ora di guardia, seguirà alle 18:30 la Santa Messa. Mercoledì 6 agosto è la festa della trasfigurazione del Signore e durante la messa delle ore 18:30 il battesimo di Belissari Olga. E poi domenica 10 agosto, durante la messa delle ore 18:30, il battesimo di la corte Sofia Angela. E poi, ecco, troverete come al solito il fascicolo del Vangelo di ogni giorno di questa settimana, un commento e una preghiera finale. Forse alcuni di voi conoscevano il padre Tarcisio Miotti, quel padre anziano che confessava lì nella casa del Rosario. Ebbene, è morto ieri a Bergamo, era in vacanza, è andato a fare delle analisi, eccetera. Purtroppo un tumore l'ha portato in breve tempo alla morte. Domani i funerali a Bergamo e poi, per chi volesse, per chi l'avesse conosciuto, domani sera nella casa del Rosario, nel santuario del Rosario, sarà celebrata una messa speciale per padre Tarcisio Miotti, domani sera nella casa del Rosario. E poi, come vi avevo promesso, il rendiconto della festa lo potete trovare laggiù in grande. Comunque, per quanto riguarda le entrate per questa festa, sono entrate 31.205 euro, sono uscite 20.251 euro e quindi l'attivo che abbiamo 10.953 euro. Quindi voglio veramente, ecco, ringraziare il Signore prima di tutto per la riuscita di questa festa e poi anche per la vostra partecipazione. Questi soldi, come sapete, servono per la spesa ordinaria della nostra parrocchia durante l'anno. Perché sapete, il pagare la luce, eccetera, mensilmente dobbiamo pagare sia per noi qui, per la parrocchia, eccetera, dobbiamo anche pagare la luce per l'ex asilo dove stanno gli scout, dobbiamo pagare per Sant'Antonio, quindi sono tre bollette che ci arrivano e la parrocchia paga per tutte e tre. E quindi ci fa presto ad arrivare a quasi 1.000 euro al mese per queste tre bollette. E quando noi sappiamo che mensilmente le entrate e le offerte che voi fate durante le messe della domenica più o meno arrivano sulle 700-750 euro, siamo sempre un po' sotto e questi soldi ci servono per tirarci un po' fuori ogni mese, per cercare di coprire tutte
debiti, non abbiamo debiti, però per cercare un po' di non andare sotto. E quindi ecco, grazie anche a voi, se anche quest'anno riusciremo ad andare avanti tranquillamente. E quindi ecco, non sto a leggervi tutto quanto, potete fermarvi laggiù, c'è un foglio molto più grande di questo, e quindi potete fermarvi a leggere quante entrate per le offerte dal tavolino, le elemosine nelle messe, le offerte al bussolotto, quanti biglietti sono usciti, la mostra di Camo, il ristoro, il tiro alla carabina, la pesca e poi tutte le altre uscite, eccetera, la fornitura Enel, l'illuminazione, i fuochi, il palco, la banda, eccetera, tutte queste cose. Se avete tempo andate a leggerli, oppure se avete tempo durante la settimana tormentate Pino Continolo con le vostre richieste e lui vi darà qualsiasi spiegazione possibile e immaginabile. Quindi con le fatture e tutto quanto siamo in regola, grazie a Dio, e andiamo avanti. E auguro a tutti quanti voi buone vacanze. Ne abbiamo bisogno tutti. Io da domani vado in vacanza fino al 20 agosto e vado a Bergamo. Ne abbiamo tutti quanti bisogno di ricaricare le batterie per ricominciare con più forza il prossimo anno, l'anno pastorale. E quindi auguro a tutti quanti voi, a noi anche, delle buone vacanze, per rivederci il 20 agosto, riniziare il nuovo cammino. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica a tutti.